Avete presente quella sensazione di quando sai di avere qualcosa? Sai che hai un talento, un qualcosa di particolare? Come Ballotelli che fin da piccolo gli hanno fatto una capa tanta, che aveva un talento mostruoso e quando sentiva di non riuscire a dimostrarlo, si è perso. Sapere di avere un talento è una delle sensazioni più difficili da gestire, secondo me. Perché da una parte costantemente, in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni lago, non puoi che chiederti costantemente se quel talento ce l'hai davvero, perché di arroganti che non sanno fare niente, ce n'è quanti ne vuoi. E non c'è niente che fa più paura di essere uno di quei deficienti che quando ti parlano gli rispondi: non distrarmi, sto guardando il vuoto. E ti trovi tra due fuochi, quelli che ti dicono che devi sfruttare le tue potenzialità, che tu dici dov'è il vecchio saggio Namecciano quando ti serve, e quelli che non ti riconoscono per quello che vali, che tu pensi: come fai a non vedere quello che so fare? E allora inizi a dare spettacolo, come un uccello del paradiso che inizia a fare col suo balletto stupidissimo. Andiamoci dentro, piccole. E lo fai per attirare l'attenzione, ottieni solo di mostrarti ridicolo. E quindi vali o non vali, gali o non gali, sono loro che non capiscono o sono i tuoi che hanno visto qualcosa che non c'è. Ed io, in Happy Days di Gali, ci ho letto questo: e non vengo alla tua festa, no, non è un granché, tanto non mi fanno entrare, ho la ragazza nerd. Quindi questo continuo scontro tra perché non mi vogliono e tanto a me che me ne frega, non capiscono niente. Però mentre dici non me ne frega pensi: se c'hanno ragione? E quindi, happy days, perché non puoi permetterti di buttarti giù. L'ultima canzone che ho pubblicato è andata una merda, ok? Mai fatte così poche visualizzazioni con una canzone mia. Il punto è che può essere che fa così cagare. Non mi pare. Mi sono rincretinito io. Poi alla fine più di cercare di poter fare un lavoro migliore la prossima volta, non posso fare. Perché se quando mi cacciano dalla festa, anziché pensare alla prossima festa, me ne torno a casa a mangiare gelato, è finita. Non suonerò più. Ed è per questo che a volte hai bisogno anche di essere arrogante. E devi dire fanculo a tutti, perché tanto qualcosa ce l'hai. Lo devi credere. Non fare mai sentire le tue cicche no. Non cambiare mai mai per due feedback no. E quindi è normale che esce un testo così arrogante che sembra scritto da Balotelli. Perché quando hai un talento, ma senti che non è capito, ti prende a male, ma sai che non puoi permettertelo, perché sennò sei sicuro che quel talento non lo sfrutterai mai. E quindi passi le notti insonni. Io non vado a dormire prima delle 3, poi mi sveglio e mi chiedo il sole dov'è. Ma la verità, come dice Gali, è: spacchi solo quando te ne sbatti. Pino Daniele lo diceva in modo magari più elegante, dicendo: chi vuole un figlio non insiste. E quindi se sai di avere un talento, sbattitene. Non chiedere a tutti i costi l'approvazione, vedrai che un giorno il mondo se ne accorgerà. E se non se ne accorgerà, peggio per loro. Però vedete che è sempre necessaria l'arroganza, è necessaria proprio per sopravvivere. E soprattutto non pensare a tutti quelli che dicono che stai sprecando le tue possibilità, le tue potenzialità e bla 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 bla. Perché sennò passi la vita ad odiare te stesso perché non sai cosa sbagli, ad odiare il mondo perché continua a sbagliarsi e a stare a sentire parenti e amici che sono quelli che più di tutti si sbagliano.